La civiltà greca affonda le sue radici in epoca remota. Teniamo conto del fatto che la famosa guerra di Troia, cantata dai poemi omerici, potrebbe contestualizzarsi intorno al XIII secolo a.C. Circa 4 secoli dopo l'ambientazione dei poemi omerici, nasce la vera e propria civiltà greca, che vede l'integrazione dei dori. Nascono le poleis, le città-stato che caratterizzeranno tutta la storia greca, e vengono fondate nuove importanti colonie nel Mediterraneo. Intorno al 600 a.C. termina il periodo arcaico della storia greca e si aprono le porte dell'epoca classica. La progressiva costituzione di un pantheon più omogeneo è molto importante per determinare i contorni della cultura greca. Esso era originariamente fondato su 12 divinità: Zeus, signore dell'Olimpo e del cielo e della luce del sole, Era, la sposa di Zeus, Poseidon, fratello di Zeus e dio del mare, Atena, nata dalla mente di Zeus, deo della saggezza e della strategia militare, Apollo, dio delle arti, della musica, della poesia e dell'intelligenza, nonché del sole, Artemide, dea della caccia, Afrodite, dea dell'amore, Demetra, dea della fecondità, della fertilità e delle messi, Efesto, dio del fuoco e dell'artigianato, Hermes, il messaggero degli dei, e infine Ares, il dio della forza bruta e della guerra. Oggi parliamo di una divinità in particolare, Dionisio. Lui era la sensualità, il trionfo dell'essere oltre la morte, l'uno oltre la sommatoria funzionale delle parti, la linfa delle piante e il sole che si trasmutava in nutrimento. Dionisio non ha nulla in realtà a che vedere con Bacco, il gaio dio latino della lasciva ebbrezza. La civiltà latina ebbe certamente il merito di realizzare la superiorità culturale della civiltà greca, ma ebbe altresì il demerito di non saperne accogliere la complessità e profondità per carenza strumentale, e così procedette con un'inevitabile semplificazione del pensiero greco, della sua filosofia, come della sua arte e persino della sua religione. Dionisio è certamente una divinità di origine orientale. I suoi culti appaiono legati a un processo che porta il sacro a parlare all'uomo più che l'uomo a rivolgersi al sacro. Il culto di Dioniso mostrava i tratti peculiari di quel sentire religioso tipico del panorama orientale e sciamanico, fondato sul processo opposto a quello della preghiera, ovvero sull'avvicinamento all'uomo da parte del sacro. Attraverso il vino e più in generale attraverso un'alterazione progressiva della coscienza, ottenuta con il canto, la danza e l'ebbrezza della rottura dei tabù, il Dio si manifestava direttamente nell'umano per il tramite dell'euforia, cioè il buon portare, eu, fero, il buon portar vita, rinnovamento e naturalmente fertilità. Dionisio era infatti la sensualità della natura che nella sua immancabile rinascita rassicurava l'uomo sgomento davanti all'orrore dell'annientamento e della morte. Egli era il calore degli animali e il succo dei frutti, il diritto alla vita al di là dei canoni sociali, il potere della natura al di là delle gerarchie umane, la linfa delle piante e la rugiada del mattino. La coscienza colta in quella sacrale e folle mania che deriva dalla norma per rendersi degna di accogliere il trascendente. Per questo i riti di Dioniso pretendevano la presenza di schiavi e donne, ovvero di coloro che erano inseriti in una sfera liminale della civiltà, più oggetti che umani, più ruoli che essenze in diritto di vivere, oggetti di tutto e soggetti di nulla. Evohé, gridavano le donne nell'entusiasmos, mentre le loro vesti di animali selvatici ondeggiavano e si strappavano con le lame dei pugnali con i quali avrebbero compiuto lo sparagmos, ovvero lo squartamento degli animali sacrificali per cibarsi poi delle carni crude e sanguinanti. Nell'atto del cibarsi delle carni della vittima straziata si ravvede un altro ancestrale tema religioso e sciamanico, quello della zoofagia, ovvero del nutrimento attraverso la divinità. Le sacerdotesse di Dioniso, infatti, non mangiavano l'animale in sé, ma si nutrivano del dio compenetrato nella vittima sacrificale. Unendo la loro sostanza umana con la sostanza trascendente del dio, il fedele accettava così di condividerne il fato nel quadro della necessità universale. La teofagia è naturalmente la forma estrema dell'invocazione, ovvero l'atto del vocare, il chiamare in sé ciò che è sacro.
Questo atto annulla la differenza già prima accennata fra la preghiera, cioè l'uomo che va verso Dio, e la dimensione statica del Dio che va verso l'uomo. Per questa ragione Dionisio è un Dio totale, dal quale il futuro pensiero cristiano è stato influenzato, elaborando l'atto supremo della missa, la messa, nella comunione, l'atto del cibarsi del Dio Cristo, che annienta la differenza fra umano e numinoso. Affinché avvenga la trasmutazione del grano, del vino, della carne o di qualsiasi altra sostanza naturale in corpo e sangue del Dio, è necessario infatti transitare dalla dimensione della immedesimazione rituale, ovvero dall'atto di porre in sé la mimesis, cioè la riproduzione del concreto dell'archetipo assoluto e divino. L'estasi delle baccanti portava dunque a quella totalizzante ebbrezza che, annullando le dimensioni, operava la transustanziazione e faceva delle stesse menadi, dei pontefici, degli esseri ponte fra uomo e Dio. Imitando i satiri e le ninfe, il corteo danzante delle donne al ritmo del ditirambo portava in trionfo simboli fallici e si accresceva in furor fino al sacrificio di sangue. I riti avvenivano immersi nella dimensione della notte, la quale già nella mentalità greca simboleggiava l'incertezza da porsi all'ordine prestabilito degli dèi e rappresentato allegoricamente dal fulgore del padre sole Zeus. In una sorta di carnevalesca teoria, schiavi e donne sovvertivano l'ordine sociale, agendo nelle foreste e sui monti la dimensione della libertà totale che rendeva possibile non avvertire il bruciore delle fiamme o maneggiare le serpi velenose. Gli uomini e le donne, soprattutto le donne, che prendevano parte al corteo, avevano il compito di infrangere i tabù, senza incorrere nella ibris, poiché protetti dal Dio dentro, dal lenzo esiasmosso. Ad Elfi l'inverno era sacro al dio Dioniso. Ad Atene le antesterie si celebravano a primavera. Nelle feste per la vendemmia il dio compariva mascherato. Come dio totale, Dioniso operava naturalmente attraverso la formula ternaria del ciclo è e non è più, muore e rinasce, discende e ascende. Il tempo di Dioniso era dunque ciclico come il tempo degli astri e della madre terra e la sua manifestazione era l'Epifania. Dionisio si inserisce così appieno nel culto pan-mediterraneo del dio che muore e rinasce eternamente. È nelle baccanti di Euripide che l'aspetto più terrifico e catartico del dio emerge in tutta la sua potenza. Il dio irrompe qui nella pace e nell'ordine apparente della civiltà e lentamente spinge Penteo alla follia prima e all'estremo sacrificio dopo. Il re, simbolo dell'ordinamento morale e delle leggi che aggregano la società e la rendono possibile, è colui che cederà alla follia e, infine, si immolerà alla potenza del Dio. Varcare il confine fra l'umano e il divino è dunque qualcosa di gravissimo, perché implica tracotanza. Varcare il confine fra l'umano e il divino è dunque un reato, diciamo, gravissimo. Si chiama ibris, tracotanza, arroganza. Coloro che nel mito peccano di arroganza sono puniti dagli dèi in un modo terribile. La massima punizione è rappresentata dalla follia, dalla perdita del senno. Questa perdita del senno rappresenta fondamentalmente il fatto che l'uomo non debba spingersi oltre l'armonia universale, quindi debba mantenere il suo ruolo, comprendere il suo ruolo dell'universo, catametron, cioè secondo misura. Ma noi abbiamo visto l'atto della teofagia implica una transustanziazione. La transustanziazione è di fatto un atto di ibris, o meglio lo sarebbe, perché annulla le dimensioni, annulla la differenza fra l'umano e il divino e permette al divino di arrivare verso l'uomo. L'unico modo per compiere questo atto in sé per sé gravissimo del varcare il confine del sacro portando con sé la propria dimensione umana consiste nel farlo appunto durante l'enthusiasmos, cioè consiste nel farlo protetti da quella che nell'esoterismo si chiama l'assunzione della forma Dio, cioè il Dio dentro di sé. In questo modo non si è più dei, diciamo, peccatori, anche se la parola è sbagliata, ma si è dei sacerdoti, cioè dei pontefici, degli ierofanti. Il mito di Dioniso è dunque particolarmente interessante anche perché permette di esplorare questa dimensione importantissima.
Si tratta di una dimensione del sacro che noi abbiamo abbastanza perso in realtà. L'abbiamo persa non tanto perché nel monoteismo non esista, infatti come abbiamo visto nel monoteismo cristiano la messa che rappresenta di fatto una teofagia di stampo mediterraneo, ma più che altro perché con la diffusione del monoteismo come religione principale nel mondo il senso del sacro si è un po', diciamo, appiattito nell'unica concezione monoteista. Durante il politeismo invece, quando le espressioni erano più varie, il senso del sacro primordiale, che consiste proprio nel portare qualcosa di esterno all'interno dell'uomo, veniva preservato. L'origine del senso del sacro dunque è esattamente questa, cioè portare un evento esterno all'interno di noi stessi e trasformarlo in una sorta di evento psichico, quindi sacralizzarlo all'interno di noi. Le tradizioni esoterico-iniziatiche hanno mantenuto questo senso primordiale del sacro. L'invito a varcare i confini di molte tradizioni esoteriche va infatti inteso esattamente in questo senso, cioè la capacità di trovare nella propria evoluzione etica quella sacrario, nella capacità di creare in se stessi quel sacrario degno di accogliere l'archetipo, di accogliere il Dio, e quindi varcare il confine, nel senso del varcare proprio il confine fra i mondi, il confine fra l'umano e il divino, eternarsi. Questo consente all'uomo, questa riacquisizione del senso, di un senso primordiale del sacro, consente all'uomo di eternarsi attraverso la invocazione.